Vediamo come cucinare gli onigiri, lo spuntino per eccellenza di qualsiasi giapponese. Gli onigiri sono delle tipiche polpette di riso giapponesi ripiene e si tratta di triangolini adornati da una strisciolina di alga nori. Sono uno dei pochi piatti giapponesi che si consumano senza bacchette e senza ciotole. Noi oggi prepariamo un onigiri con tonno cotto, maionese e cipollotto e topping di sesamo bianco. Cominciamo dalla preparazione del riso. Versa il riso in una ciotola e lavalo con l'acqua. Fai questo movimento, l'acqua è bianca perché è ricca di amido. Ora filtriamo l'acqua del riso, ripeti il procedimento per più volte, dalle 7 alle 10, o fino a quando l'acqua non sarà limpida. Dopo 10 passaggi l'acqua risulta limpida così. Ora filtra e lascia scolare per almeno mezz'ora il riso. Metto il riso nella pentola e aggiungo l'acqua. Per darvi un'idea della quantità d'acqua è il 120% sul peso del riso crudo. Metti il coperchio, posizionalo su un fornello e fallo bollire a fiamma alta. Appena bolle, metti un timer di 20 minuti e riduci la fiamma al minimo. Ricordati di non togliere mai il coperchio e non muoverlo mai. Dopo 20 minuti, togli dalla fiamma e lascialo riposare per altri 20 minuti, in modo tale che il vapore entri nel riso. Per onigiri partiamo dal ripieno, tritiamo il tonno e lo cuociamo. Un goccio d'olio d'oliva e dentro tutto il tonno. Lo schiacciamo con una spatola. Aggiungiamo un po' di soia, un po' di semi di sesamo. Quando è cotto lo trasferiamo in una ciotola e aspettiamo che raffreddi. Una volta freddo aggiungiamo la maionese. Aggiungiamo anche un po' di cipollotto e mescoliamo. Il ripieno è pronto. Adesso è il momento di creare i nostri onigiri con il riso. Ci inumidiamo le mani e prendiamo circa 80-100 g di riso e creiamo una polpettona. Ora la pressiamo e ricaviamo un incavo dove all'interno metteremo il ripieno. Ora chiudiamo tutto e gli diamo una forma triangolare. Mettiamo una striscia d'alga nori. Questa striscia serve per mangiarlo con le mani senza sporcarsi. E lo passiamo nel sesamo. L'onigiri è pronto. Se hai dubbi o consigli sulla loro preparazione, scrivili sotto al video e risponderemo nei commenti. Ciao!